Ci fa particolarmente piacere quest'oggi tornare a parlare di una realtà che conosciamo da diversi anni e che abbiamo spesso ospite nella nostra programmazione per parlarci di tantissime iniziative legate al mondo della solidarietà e non solo. Parlo della Fondazione AVSI, che tra l'altro ha visto proprio in questo periodo snocciolare i dati di un'attività che sicuramente è importante e che ha dei numeri importanti relativi al numero di progetti e di persone aiutate nel mondo. Per parlarci di questo bilancio abbiamo in collegamento Dania Tondini. Buongiorno e benvenuta. Parlavo Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per l'invito. assolutamente, grazie per la disponibilità. Parlavo di dati, di numeri che poi sono fondamentali quando si traccia un bilancio. 7 milioni di persone aiutate attraverso 364 progetti in 40 paesi e questo già dà contezza, ecco, dell'importanza, della mole del lavoro svolto dalla Fondazione AVSI. Ma ricordiamo ai nostri amici telespettatori quali sono gli ambiti in cui questa fondazione agisce. AVSI è un'organizzazione che agisce in molti settori, agisce nel settore dell'educazione, dell'agricoltura, dell'energia, formazione professionale, creazione di lavoro, nell'ambito dei cambiamenti climatici, nell'ambito del sostegno alle donne. È un'organizzazione, tecnicamente si dice multisettoriale, proprio perché il nostro obiettivo, il nostro punto di riferimento è lo sviluppo della persona nella sua integralità e questo è quello che appunto fa sì che incontrando le persone, guardando le persone, quello che accade è appunto che le persone non sono settorializzabili e perciò si cerca di aiutarle nei loro diversi bisogni e nelle diverse opportunità che si aprono, e questo fa sì che appunto abbiamo questa ampiezza di attività. Ecco, una piccola annotazione, mentre parliamo c'è una questione video da sistemare, abbiamo il cellulare da risistemare in quanto l'immagine, ecco, è cambiata, ma ciò non toglie che possiamo proseguire a parlare anche attraverso le immagini del sito della fondazione, ecco, nel frattempo che magari lasciamo, ecco, in questo modo il cellulare. Per entrare più nel dettaglio anche di questi progetti, tra l'altro legati anche ad un'attualità che ci parla ancora e purtroppo di guerra. In questo ambito, quali sono, ecco, le evidenze di questo bilancio? Ecco, in effetti una delle cose che notiamo è proprio che il 59% dei nostri progetti è realizzato in un ambito di emergenza. E questo è proprio perché siamo presenti nei contesti più critici, quelli più all'ordine del giorno come l'Ucraina e la Siria, ma anche i cosiddetti conflitti dimenticati come il Congo, il Sud Sudan, e realtà dove appunto ci sono situazioni ormai, quelle cosiddette crisi protratte, che però vedono la popolazione soffrire, quindi noi cerchiamo di portare aiuto, oppure la questione migrazioni, perché non dobbiamo dimenticare che la maggior parte dei rifugiati, delle persone che fuggono dalla guerra si rifugiano nei paesi limitrofi, quindi abbiamo tutti i rifugiati siriani nell'area medio orientale, in particolare Libano, che è già un paese che vive una grossissima crisi, quindi dopo 12 anni di ospitalità ai rifugiati ha cominciato a soffrire parecchio, oppure in tutta l'area dei Grandi Laghi, in Africa, l'Uganda è il paese che ospita il maggior numero di rifugiati possibile. E lì cerchiamo di fare attività che possano sostenere queste persone, anche aiutandole a avere loro stesse dei mezzi di sussistenza, perché Ecco, un altro. il tempo non sia un tempo sospeso, ecco, ma di vita. Certo. Diciamo che se c'è qualcosa che caratterizza un po' la nostra organizzazione è proprio l'idea del protagonismo, cioè di cercare
di dare la possibilità a ciascuno di essere protagonista della propria vita nella condizione in cui si trova. Per Questo è un futuro importantissimo. migliore, come diciamo nel titolo del bilancio, ma anche per un presente migliore. Un presente e un futuro che non può fare a meno di quella che è una storia, dicevamo, radicata di attività a favore del prossimo. Il bilancio sociale riguarda il 2022, un anno particolare per Avsi. Sì, Avsi nel 2022 ha festeggiato i 50 anni, 50 anni di vita, di attività. La storia di Avsi è molto affascinante. Io ne faccio parte dal 1997, quindi diciamo più della metà della storia l'ho vissuta. Però ecco, se ci può essere un filo conduttore un po' in tutte le attività che sono state realizzate, in tutti i progetti, i nuovi paesi in cui siamo intervenuti, è sempre quella di muoversi per incontri, incontri tra le persone, incontri con persone che hanno chiesto aiuto, incontri con persone che hanno offerto opportunità. Ecco, credo che questa sia la cifra comune di Avsi, sia appunto, nello sviluppo che ha conosciuto, sia proprio nel modo in cui cerca di lavorare, con le persone nei paesi, nei progetti. Ecco, abbiamo sintetizzato un po' questi aspetti contenuti nel bilancio 2022, passi avanti che sicuramente sono stati fatti nell'educazione, nella sanità, nella tecnologia, parlavamo anche della tutela dell'ambiente, e poi nella questione dei diritti. Un servizio, quello di Avsi, a favore della crescita di tutti, questi segni positivi possono essere anche, come dire, un buon auspicio per il futuro. Come lo vedete il futuro di Avsi nell'ambito di questa realtà così travagliata nel mondo a causa della povertà, dei cambiamenti climatici e della guerra? La cosa di cui siamo più consapevoli e su cui ci vogliamo impegnare, sempre più impegnare, è l'aspetto della due aspetti. Allora, la questione delle partnership, che è una parola ormai abusata, ma evidentemente nella complessità e nella multisettorialità, direi sostanziale del tipo di lavoro che facciamo, è impossibile pensare di poter fare tutto, di essere specializzati in tutto. L'Avsi ha fatto la scelta di lavorare come attivatore di competenze e di specializzazioni, realizzando progetti anche con partnership ampie, proprio perché mettendosi insieme si può rispondere meglio a bisogni di diverso tipo e facendo insieme. Ecco, questo è uno degli aspetti che stiamo sperimentando anche in particolare nella nostra attività in Italia, che è una delle cose che è molto cresciuta nel 2022, anche proprio in ragione della crisi ucraina, e proprio perché questo ormai è indispensabile. L'altra questione è la grande sfida un po' di come contribuire ai cosiddetti cambi sistemici, cioè dalla nostra esperienza, dal nostro lavoro sul terreno, vogliamo contribuire al fatto che i sistemi, sia degli aiuti umanitari, della cooperazione allo sviluppo, ma in generale anche i sistemi di welfare, i sistemi di azione sociale, i sistemi educativi dei paesi in cui lavoriamo, possano migliorare. Noi cerchiamo di dare questo contributo e nel futuro, appunto, c'è un forte impegno di Avsi in quella che tecnicamente si chiama advocacy, cioè nel cercare appunto di portare questo contributo, di dare questi suggerimenti, di intervenire anche insomma nei percorsi legislativi. Stiamo identificando gli ambiti in cui concentrarci perché è un impegno molto oneroso, molto importante, però ecco, sicuramente il nostro orizzonte è il mondo, ecco, le persone che aiutiamo, ma a partire dall'esperienza e da quello che vediamo che funziona, cerchiamo il più possibile di trasferirlo e di fare insieme ad altri perché possa raggiungere più persone.
Ed è questo l'augurio che rivolgiamo anche noi alla vostra bella ed importante realtà, augurandovi buon lavoro e sperando, ecco, di incontrarci nuovamente presto per parlare di segnali ancora positivi nell'ambito delle emergenze che affrontate quotidianamente. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi e buona giornata a tutti.